E buongiorno a tutti gli amici del canale, ciao dagli Moonlight e dalla Dorothy. Nella puntata di oggi, nel vlog di oggi, vi porto a scoprire un po' della campagna Umbra. In particolare faremo la strada statale 71 Umbro-Casentinese, una strada di belle curve con un asfalto abbastanza buono per raggiungere poi la zona di Fabbro, e a Fabbro vi farò vedere un po' di percorsi in off come quello dove ci troviamo in questo momento, proprio per raccontarvi un po' di questa terra. Io vi ricordo, se non siete iscritti al mio canale, di iscrivervi cliccando subscribe, attivando la campanellina per essere informati, perché tutte le settimane esce un nuovo video, sempre con contenuti che spero siano interessanti, però è grazie al vostro contributo che io posso continuare a fare vlog di questo tipo, quindi insomma ricordatevi di iscrivervi. Oh, mi ero dimenticato di dirvi che le tracce GPX sono sempre a disposizione, quindi lasciate un commento qui sotto chiedendo la traccia e ve la invio molto volentieri. Che vedete laggiù è il monte Cetona. Andate qua, S che finisce col tornante a sinistra, scali, seconda, tornante, via. Vedete, vede tutti i centri abitati come centri medievali, infatti c'è sempre di solito il castello, comunque sono tutte costruzioni in pietra. Vedete qui davanti il torrione che controllava la strada di accesso. Tra l'altro è una zona caratteristica perché nel periodo di Federico II fondamentalmente era una zona contesa tra il papato e appunto il regno di Federico II, quindi ci sono stati vari scontri e pieno di torrette di controllo che servivano anche per la dogana, perché doveva passare dall'una o dall'altra parte. Siamo facilitati dal fatto che avendo mannaggia i cosi, oh signore che culo, mannaggia, stiamo lasciando Fabbro in questo momento. Sarei voluto rimanere due giorni, ma le previsioni meteo sono pessime per domani, al di là del fatto che dà il diluvio universale con Noè che passerà con l'arca, ma c'è anche molto vento che sta montando già in questo momento. Dà un vento per oggi pomeriggio a 27 nodi, che sono 50 km orari circa, e si sente perché arrivano insomma questi groppi che portano queste botte di vento. Domani fare il ritorno su Roma insomma con condizioni meteo particolarmente proibitive non è che abbia molto senso, quindi sto tornando oggi. Però per tornare faccio una strada carina, lunga e interessante. Lasciato Fabbro farò Trevinano, Acqua Pendente, Lago di Bolsena e poi tutta la Cassia fino a Roma.
Bene, amici del canale, io spero che il video di oggi vi sia piaciuto e l'abbiate trovato interessante. Lasciate un commento qui sotto e vi do appuntamento a sabato prossimo, quindi state sintonizzati. Ciao!